Una cosa che abbiamo notato anche qua in Grecia è che sembra che la gente lasciano la roba così in giro, come anche questi pacchi qua che devono probabilmente mettere sul pullman. E questa roba può stare qua tipo un'ora o due, nessuno la prende, nessuno si avvicina. Sembra che qua è abbastanza normale, o ci sono meno ladri, o nella cultura dei greci la gente non ruba. O se rubi ti tagliano le mani, non lo so, anche con le due valigie, tipo le hanno abbandonate lì, poi probabilmente sono andati in bagno, chissà. Quindi da quel punto di vista lì, almeno finora nei posti dove siamo stati, sembra più sicuro. Non siamo ancora stati ad Atene, quindi quello non lo so, ma in tutti gli altri posti sembra che è così. Ok gente, siamo appena arrivati qua a Tessaloniki, alla stazione dei bus principali del CTEL, si chiama Macedonia. E adesso dovremo prendere il bus per andare al centro di Tessaloniki, questo qua numero 12 dietro di me. Questo qua in alto dovrebbe costare 2 euro a persona. Allora, siamo appena arrivati qui a Tessaloniki, nel nostro appartamento. Insomma, è bello pulito, è nuovo e fresco. Lavatrice, tutto. Macelletto, tavolo. Qua c'è un divano, TV, tavolo, altro tavolo, qua c'è il forno, un frigo gigante, stile America, lavandino, piatti. Poi qua siamo proprio al centro della città, e lì c'è il porto in quella direzione, sì, la vista non è granché con questi palazzoni, ma il prezzo era decente, il tipo era simpatico e siamo proprio in centro, quindi stiamo qua 3 notti perché poi domenica è Pasqua, quindi un sacco di robe saranno chiuse ed era più difficile trovare un posto dove dormire. Allora ragazzi, siamo qua in Tessaloniki, dal centro della città, siamo qua da un'oretta, stiamo camminando poi il giro qua nel quartiere a caso. La nostra via penso si chiama Ermou, quindi se guardate sulla cartina sapete dove siamo, una bella zona pedonale, oggi è venerdì di Pasqua greca. Quindi ovviamente c'è un sacco di gente in giro, penso già in vacanza, almeno per i greci. Ci sono ovviamente un sacco di bar, un sacco di coffee shop aperti, ovviamente i greci sono sempre in giro a bere e mangiare. Gli stessi già si è persa in qualche supermercato. Abbiamo camminato 100 metri, lei già si è fermata in 4 supermercati. E dietro di me è il centro e davanti a me dovrebbe esserci il porto. Pianta di arancia. Ah sì, questo qua. No, ragazzi, qua nell'area pedonale dietro di me era pieno di ristoranti, questi si vedono lì dietro di me. Adesso stiamo camminando verso il porto. Ovviamente sì, qua c'è l'ospedale, come aveva detto il tipo. In teoria alla mia sinistra in quella direzione, dietro di me ci dovrebbe essere quella Torre Bianca che è qualche monumento famoso qui in Tessaloniki. Invece dietro di me da questa parte in teoria non c'è niente più o meno. È la settimana della Pasqua greca, quindi c'è un bel po' di gente in giro. Ho notato che i loro pullman, se potete vedere, hanno quasi colore della bandiera di Romania, probabilmente perché questa è la mia idea, ma non sono sicuro, perché questa zona una volta faceva parte della Tracia, probabilmente Macedonia, che ovviamente è legata a Romania, probabilmente ha gli stessi colori, ma non sono sicuro, non ho, infatti sì, la stazione dei bus si chiama Macedonia. Ragazzi, questa dovrebbe essere la Torre Bianca qui in Tessaloniki, c'è un super lungomare,
bello lungo che va fino là in fondo, noi siamo arrivati da là in fondo che è il centro, un sacco di ristoranti, bar abbastanza trendy, se vi piace questo tipo di robe. Infatti c'è un Starbucks qua di fronte a noi che ancora non abbiamo visto uno in 10 giorni. Sicuramente d'estate più interessante, c'è più roba aperta, ma ovviamente anche più costoso, c'è molta più gente. Adesso metà aprile, i prezzi sono ancora decenti, fa un po' freschino, ma sembra interessante tutta questa zona. Ci hanno detto che la sera ci sono anche dei piccoli giri che si possono fare con queste barche qua intorno alla baia, qualcosa del genere. Un sacco di gente si fermano qua una notte o due, di solito prima di andare a Istanbul. Ci sono penso due pullman al giorno, anche il treno, si può prendere una macchina. E da quello che ci hanno detto, anche andare in giro in Turchia, anzi per le strade, dovrebbero essere meglio di quello della Grecia. Non ci sono neanche caselli, ma noi non sappiamo perché non siamo ancora andati. Allora, siamo venuti qua, in questo posto qua. È vicino al Torre Bianco qua in Tessaloniki. Abbiamo notato che c'era un po' di roba vegan, allora siamo andati lì dentro e abbiamo comprato qualcosa vegan, c'era qualcosa dolce lì. La maggior parte non c'è. Veramente c'era latte e un sacco di roba, ma abbiamo visto un paio di cose lì dentro, l'abbiamo preso due, allora vediamo com'è. Si vede cambiando strada in questa via qui, già una strada parallela, la gente più o meno mangia patatine, beve Fanta. La strada di fianco c'erano cocktail e frutti di mare, già si vede la differenza. Ogni tanto è interessante vedere proprio le differenze da una via e l'altra in queste città. Sembra una roba che fa ridere, ma proprio letteralmente 10 secondi a piedi da una via all'altra cambia proprio anche totalmente il tipo di gente che c'è in giro.